focus sulla Ruzzoletti da parte della CGIL, in questo caso anche della sigla FILCREM CGIL, un focus soprattutto sulla questione, insomma, delle assunzioni. Da un punto di vista lavorativo, che succede? Ma allora, il problema che adesso sta emergendo agli onori della cronaca è la vicenda delle fatturazioni, però non sta emergendo un aspetto, che il servizio di fatturazione è uno dei servizi, non l'unico, che è stato esternalizzato. Questa situazione ha prodotto una riduzione del numero delle letture, che poi ha comportato quello che ha comportato con i conguagli sugli utenti finali. Allora, noi siamo dell'avviso che la questione non può essere affrontata solo genericamente sulla base dell'onda del momento. Cioè, noi abbiamo sempre posto la questione della valorizzazione della professionalità nella RUSL. Il problema è che ci sono due aspetti centrali. Da un lato la precarizzazione, cioè servizi essenziali vengono gestiti con l'impiego di lavoratori precari, che oramai ha raggiunto un numero non sostenibile, 97 unità. Questo è un primo momento della situazione. L'altro punto riguarda le esternalizzazioni di servizi fondamentali, il front office, il servizio bollettazione e fatturazione, il servizio legale, il contenzioso con i terzi, l'elaborazione dei bilanci e dei piani strategici. Insomma, ci sono delle attività che secondo noi vanno internalizzate e vanno valorizzate le risorse interne. Poi tutte le problematiche sull'efficacia, efficienza di quello che viene svolto, si deve discutere all'interno di un'azienda. In questo caso noi abbiamo scelte compiute in precedenza, abbiamo una compagine che è l'attuale consiglio di amministrazione, ma che affronta le questioni che già erano state decise prima, alcune di queste esternalizzazioni sono state decise prima, c'è il decisore politico, pubblico, i comuni, che su questa vicenda non stanno recitando, secondo noi, un ruolo di analisi di quella che è la situazione. Quindi noi chiediamo un confronto vero su questa partita.